un argomento di estrema attualità per il nostro comparto. Si stanno delineando gli scenari che andranno a definire il futuro dei nostri prodotti e di conseguenza dei nostri consorzi e delle nostre imprese. Come Origine Italia avevamo promesso un rafforzamento delle attività svolte dall'associazione in merito agli sviluppi normativi e regolamentari delle indicazioni geografiche. Ed è proprio con questo obiettivo, che abbiamo deciso di organizzare questo momento di condivisione con una serie di interventi puntuali, appunto come vedremo successivamente, sulle questioni di nostro interesse, che sono in discussione presso le istituzioni europee. E abbiamo deciso quindi di confrontarci apertamente con i nostri soci. Proprio vista la portata strategica di questi argomenti, e il confronto passa innanzitutto per la conoscenza. Ecco perché stamattina cercheremo di capire cosa sta succedendo alla luce di queste riforme, cosa succederà soprattutto alle produzioni indicazioni geografiche, alla loro tutela e, in termini di grande qualità, alla loro sostenibilità. Quindi cerchiamo di prepararci al meglio per cogliere le grandi opportunità di crescita per le imprese e per i consorzi che ci saranno con queste riforme. Vedrete a breve i relatori, ascolterete i relatori che ci parleranno di riforma della PAC, regolamentazione transitoria, ovviamente strategia Farm to Fork, Green Deal. Anche piano di comunicazione, immagino ci parleranno del piano di comunicazione della Commissione sulla promozione per il 2021, accordi bilaterali e in questo contesto vi dico prestate particolare attenzione perché si parlerà anche di riforma del regolamento 1151 che è il nostro regolamento di riferimento. Ecco, quindi entrando nel vivo per capire quello che abbiamo fatto, stiamo fino ad ora, quello stiamo facendo oggi e vedere dove vogliamo andare, è importante ripercorrere brevemente la storia che ci ha portato fin qui. E quindi possiamo cominciare con Leo Bertozzi che ripercorrerà le tappe salienti dell'evoluzione storica del sistema delle indicazioni geografiche, storie di protezione, gestione, valorizzazione dei nostri prodotti da parte dei consorzi. Leo, ti cedo la parola. Bene, grazie Stefano, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per questa grande opportunità, un attimo sto rimettendo, ecco, vi ringrazio per questa grande opportunità che mi permette di fare una panoramica sui consorzi e sulle norme proprio per guardare al futuro. La tutela, la gestione e il mercato sono i tre ambiti in cui hanno operato e in cui operano i consorzi. Diventa pertanto fondamentale verificarne gli strumenti e le norme per capire come operare al meglio per le DOP e le IGP. Arrivo. Scusate, sto cercando di. Eccolo. Bene. Innanzitutto l'ottica. Le DOP e le IGP sono un sistema collettivo che rappresenta un bene pubblico, quindi è un'iniziativa privata e ha bisogno del sostegno pubblico. Questo sistema collettivo però è anche un patrimonio culturale che si riflette nei diversi operatori del territorio fino alla più vasta platea dei consumatori. Perciò la sua guida, cioè i consorzi, deve agire sulla protezione della sua notorietà, sulla gestione della specificità produttiva e sulla valorizzazione del differenziale qualitativo. Fin da quando i prodotti tipici si sono diffusi sul mercato, è emersa la necessità di salvaguardarli per valorizzarli adeguatamente e quindi si è manifestata quella volontà che ha portato a costituire i consorzi. I primi del caso sono stati nel 24 quelli del Chianti Classico e nel 34 quelli del Parmigiano Reggiano. In entrambi i casi un gruppo di produttori volontariamente si sono associati per identificare un marchio onde identificare adeguatamente e proteggere il rispettivo prodotto sul mercato. Bene, fondare un consorzio però è un percorso molto lungo che è difficile. Così come è sempre lungo, difficile e complesso tenere insieme e far evolvere un sistema collettivo. Qui elenco un po' la disamina, no? Che ha portato alla costituzione dell'allora consorzio Grana Tipico diventato Parmigiano Reggiano e che ha richiesto vari decenni. Siamo nel 1999
1898 e la Corte di Cassazione, allora Catorino, sentenzia che la denominazione parmigiano deve essere riservata esclusivamente al formaggio che si fabbrica negli antichi stati parmensi. Questo perché Milano voleva usare il nome parmigiano per il formaggio fatto a Lodi. Bene, nel 1901 la Camera di Commercio di Reggio Emilia, quindi ente pubblico, stabilisce un sindacato, ricordiamo questo nome, tra produttori e commercianti di formaggio per autenticare l'origine del prodotto destinato all'esportazione. L'esportazione non è una realtà di oggi, è una realtà che c'è sempre stata per i prodotti tradizionali e più noti. Subito dopo però inizia la discussione sul nome. Ogni provincia vuole un proprio nome. Parma vuole un nome parmigiano, Reggio un nome reggiano, Modena il nome emiliano. Come sempre alla fine vincerà il compromesso. Però intanto arriva dall'Argentina il reggianito, un similare si direbbe oggi. Però oltre ad agire a livello politico si agisce anche a livello tecnico. Infatti nel 26 il settimo congresso della Federazione Internazionale di Latteria FIL, che c'è ancora oggi, che stabilisce le modalità e i termini tecnici per il commercio dei formaggi, indica i nomi e i tipi di formaggio derivati dalla regione di origine. Poi, ecco, finalmente nel 28 c'è una proposta dell'Unione Industriali e del Consiglio Provinciale dell'Economia per la costituzione di un consorzio volontario per la difesa del grana reggiano, e in questo ambito si vuole garantire il grado di stagionatura, il grasso, quindi la, qualità. Si vuole promuovere ogni azione diretta a perfezionarne il proprio ambito e a crescere il consumo sia in Italia che all'estero. Bene, finalmente poi nel 1934 si conclude il tutto, si fonda il consorzio ed il presidente era allora un senatore di Reggio Emilia, questo a dire quanto fosse importante l'iniziativa pubblica e l'iniziativa privata ed il sostegno pubblico. Però un'intesa di fra produttori deve essere ufficializzata dalle regole, soprattutto se il mercato si allarga a livello internazionale. Quindi, continuando sempre nel riferimento ai formaggi, settore che conosco meglio, nel 51 viene firmata la Convenzione Internazionale di Stresa, la prima convenzione internazionale che riconosceva le denominazioni con i segni distintivi e le loro caratteristiche per il commercio internazionale. Stresa diede poi origine alla legge italiana e anche agli accordi bilaterali che il nostro paese sottoscrisse con Francia, Austria, Germania, Spagna. Questo a significare che una norma serve anche per stabilire accordi con paesi allora terzi, sempre per la valorizzazione ed il commercio. Si ottenne poi in Italia nel 70 anche la protezione dei prosciutti. Poi arriviamo quindi all'importantissimo riconoscimento nell'allora comunità europea formata da 12 paesi, il regolamento 2081 e 2082 del 14 luglio 92, una data che i francesi ricordano bene, essendo il 14 luglio la loro festa nazionale. Poi il passaggio della legge italiana 526-99, quindi la legge comunitaria, il successivo regolamento europeo 510 del 2006, in cui si apriva la tutela anche ai prodotti dei paesi terzi. Ricordo che il primo prodotto extra c'è riconosciuto fu il caffè de Colombia nel 2008, per arrivare finalmente all'attuale regolamento 1151 del 2012, il pacchetto qualità, che riconosce fra l'altro la protezione ex officio e di gruppi di produttori. Tutto questo lungo percorso ha sempre visto i consorzi confrontarsi e discutere per raggiungere gli obiettivi identificati. Ora tocca alla PAC, alle norme UE, dare continuità alla evoluzione di questa normativa. Ma torniamo un attimo alla legge italiana del 54. Vennero allora previsti i consorzi volontari per la tutela, che dovevano collaborare con l'allora Ministero dell'Agricoltura, unitamente al Ministero dell'Industria e del Commercio Estero, autorità nazionale competente, diremmo oggi, per ogni denominazione di origine e tipica, per cui due livelli di protezione. Doveva essere predisposta una
relazione illustrativa comprovante l'uso leale e costante del nome, termini che sono ripetuti, l'uso leale e costante, i metodi di fabbricazione, i caratteri compositivi e la etichettatura, quindi gli stessi elementi che sono previsti oggi in quello che viene chiamato il disciplinare. Se veniamo alla protezione in Europa del 92, un risultato molto importante, fondamentale per tutte le indicazioni geografiche, vediamo che non a caso vennero identificati due diversi livelli di riferimento geografico, DOP, IGP e la portata della protezione. Questi sono la eredità diretta della Convenzione di Stresa e dell'Arrangement di Lisbona sulla protezione multilaterale delle denominazioni geografiche del 58, che oggi è atto di Ginevra. Se vediamo la definizione dell'articolo 3 e dell'articolo 13, vediamo che sono esattamente uguali. Quindi si tutela la denominazione contro qualsiasi usurpazione, imitazione o devocazione, eccetera, eccetera. Questo è servito per tutti i casi che sono stati presentati in Corte di Giustizia europea. Bene, un notevole passo avanti, è chiaro che viene poi fatto, no, con questo regolamento, perché si raggiunge un accordo eccezionale, in quanto erano solo 5 i paesi che avevano delle norme sulle indicazioni geografiche, quindi Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, contro gli altri 7. Bene, il regolamento è stato approvato nonostante questa situazione minoritaria grazie ad un compromesso che è il controllo. Infatti l'articolo 10 introduce per la prima volta il controllo e la certificazione di conformità ai requisiti del disciplinare. In Italia il recepimento viene effettuato attraverso la legge 526 con l'articolo 14 che parla dell'autorità di controllo e anche della vigilanza sul controllo, sono ben 14 commi. Al comma 15 si parla dei consorzi di tutela. Una nota: la vigilanza viene chiaramente indicato come la vigilanza deve essere esplicitata ad ogni livello e nei confronti di chiunque nella fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Nella fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Bene, però è chiaro che dopo i successivi decreti del 2000 e anche il decreto sanzionatorio del 297 del 2004 concretizzano gli ambiti in cui operano i consorzi. Per la prima volta viene indicato in un testo che in Italia il termine filiera, questo a significare la interazione fra quanti producono la materia prima, la trasformano e la immettono sul mercato. La filiera che deve essere sottolineata anche oggi. Si riprende così un termine molto in voga in Francia, dove è stato studiato fin dal 73 da Malassis, e riprende il concetto antico di supply chain nei circuiti elettronici, concetto descritto già nella teoria economica di Smith nel 76. Comunque, per quanto concerne poi i costi, altro passaggio fondamentale, sono a carico di tutta la filiera, di tutti i soggetti. Ecco, una nota: per quanto concerne la vigilanza, sembra restringere la portata della legge, perché qui viene indicato che deve svolgersi prevalentemente alla commercializzazione, che in pratica poi spesso diventa esclusivamente alla commercializzazione. Da qui il rapporto sempre valido fra vigilanza e controllo. Bene. Se le normative precedenti comunque hanno posto l'accento sugli strumenti per la gestione e la tutela, rendendoli disponibili nella pratica cooperativa, la specificità, a mio modo di vedere, del regolamento 1151 è che dà risalto alla valorizzazione. Si dice infatti che i produttori debbano avere un giusto guadagno correlato alle qualità del prodotto, e che il valore aggiunto della DOP IGP STG si basa sulla fiducia del consumatore ed è credibile solo con verifiche e controlli effettivi. L'obiettivo deve essere il garantire una concorrenza leale per i prodotti a valore aggiunto,
concorrenza leale per i prodotti a valore aggiunto. Quindi occorre adottare ora strumenti di mercato da affiancare agli strumenti più noti della gestione produttivi che sono già adottati oggi per i prosciutti. Il tema dell'equa ripartizione del valore lungo la filiera, le cosiddette pratiche svalorizzanti, l'identificazione del costo rapportato alla qualità del prodotto e poi il grande ambito della promozione. Sono tutti strumenti da sperimentare e da perfezionare. Per questo occorre un lavoro metodico anche attraverso le loro organizzazioni. Qui derivano le azioni legali, poter concorrere equamente sulle modificative, sono in particolare le due sentenze della Corte di Giustizia Europea relative alla evocazione ed imitazione dei formaggi DOP Mancebo in Spagna e Morbier in Francia. La tenacia con cui il Consejo Regulador del Mancego, del Syndicat Interprofessionnel del Morbier, da sottolineare questa forma interprofessionale. Ecco, bene, questi due consorzi hanno voluto portare avanti l'avvertenza in modo un ruolo attivo del gruppo di produttori. In conclusione, un aneddoto. Qui vedete una lettera scritta esattamente 120 anni fa. Eravamo al 22 dicembre del 1900, a Buenos Aires. Il direttore della loro Camera di Commercio e delle Arti di Buenos Aires scrive al suo collega di Lodi e dice: guardate che qui sono molto diffusi, sono molto imitati i formaggi italiani, i formaggi parmigiani e lodigiani sono gli unici che l'industria locale non state attenti, questo successo italiani che mandano all'estero formaggi che hanno una scarsa Leo. Natura e della e questa qualità scadente finirà per togliere il loro credito. Parliamo di esportazione allora nel sento, dimmi. Leo, ti sentiamo malissimo. Puoi concludere? Sentite? Non c'è banda. Mi sentite? Sì, ora sì. Non mi sentite? Ti sentiamo, Leo. Per dire che si parla di azione. Grazie. Comunque questo per dire, questo aneddoto per dire che parliamo di esportazione, bene, la esportazione non è un fatto di oggi, è un fatto così che dura da molto tempo per quei prodotti di qualità che sono stati riconosciuti sul mercato. Per questo occorre che i consorzi di tutela siano sempre attivi su tre piani. Primo, per seguire l'evolversi della produzione, delle caratteristiche dell'ambiente, dell'evoluzione della forma condurre. Terzo, per fare in modo che le adeguino a questa evoluzione del mercato. E con questo vi ringrazio. Grazie Leo, puoi disattivare la condivisione schermo, grazie. Perfetto. Vai Stefano. Sì, allora veniamo ora a David Toal che ci farà il punto su tutte le riforme di nostro interesse che sono attualmente in discussione o presso la Commissione Agricoltura o presso la Commissione Europea, quindi o presso il Parlamento o presso la Commissione Europea. E su come soprattutto queste riforme potranno impattare sui nostri prodotti. Vai David, grazie. Buongiorno a tutti, grazie Stefano. Sono David Toal, il consulente di origine Italia a Bruxelles. Sono francese e mi scuso
in anticipo per il mio italiano. Ringrazio per l'opportunità di potervi presentare il panorama delle discussioni a livello europeo sulle indicazioni geografiche. Mi sembra che siamo in un momento cruciale per il futuro delle indicazioni geografiche, perché come potete vedere su questo slide ci sono molti argomenti sul tavolo: la riforma della PAC, la riforma della qualità, la riforma della politica di promozione, accordi commerciali con paesi terzi, il Green Deal, la Farm to Fork con produzione più sostenibile, consumo più sostenibile, discussioni sull'etichettatura, sulla nutrizione, sul benessere animale, sull'origine, sulla sostenibilità, la digitalizzazione in generale e nuovi dazi per i consorsi. Sulla riforma della PAC, che include una riforma del regolamento sulla qualità, stiamo lavorando da più di 2 anni e mezzo su tanti punti. Ci sono emendamenti che sono sulla tavola, che sono in discussione tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio dei Ministri. Voglio sempre presentare i punti più importanti che sono in questo momento in discussione. In primo luogo mi sembra importante una discussione su una semplificazione della procedura per modificare i disciplinari. Parliamo di creare 2 categorie di modifiche: una tipo di modifiche che sono dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione, come oggi, direi, e che, per esempio, include una variazione del nome della DOP o dell'IGP, o possa potenzialmente invalidare il legame fra la qualità e le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, o modifiche che comporti ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. E poi un'altra categoria, che sono le modifiche ordinarie, che saranno gestite solo a livello di Stato membro. E questo punto è importante perché sarà molto utile per avere modifiche più rapidamente nei disciplinari. Lavoriamo anche su un emendamento che è un po' importante nel contesto della Farm to Fork anche, sarà la possibilità di introdurre aspetti che riguardano lo sviluppo sostenibile nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche, con le 3 pilastri: il pilastro economico, il pilastro sociale e il pilastro ambientale. Ci sono anche sviluppi interessanti che riguardano il miglioramento della tutela delle indicazioni geografiche. Parliamo della tutela per le merci in transito, per le merci vendute su internet, ma anche per un miglioramento della tutela contro la registrazione in malafede dei nomi di dominio su internet e, alla fine, una maggiore protezione contro lo sfruttamento della reputazione. In questo momento stiamo lavorando e ci sono discussioni anche su misure di mercato. E le ho già parlato di piani produttivi che sono disponibili oggi nella legge europea solo per i prosciutti e formaggi con indicazioni geografiche, e l'idea è di avere un'estensione della regolazione dell'offerta per tutti i prodotti IG. C'è anche una discussione sulla possibilità per le organizzazioni interprofessionali di un prodotto indicazioni geografiche di adottare delle regole per la equa ripartizione del valore aggiunto tra gli operatori. La settimana scorsa i deputati europei hanno votato in favore del regolamento transitorio sulla PAC
per estendere l'applicazione della PAC di oggi fino alle fine del 2022. Su impulso del relatore, l'onorevole Paolo De Castro, gli eurodeputati hanno anche sostenuto una rapida attuazione del fondo di più di 8 miliardi di euro di aiuti agli agricoltori nel contesto del post-Covid Recovery Fund. E questa informazione è molto importante perché dall'anno prossimo 30% di questi 8 miliardi saranno disponibili e in 2022 60% di questo budget. Il focus sarà su quattro punti, ma 37% sul biologico e azioni a favore dell'ambiente e del clima e del benessere animale, e 55% per aiuti sugli investimenti in aziende agricole per un recupero resiliente, sostenibile e digitale, ma anche investimenti per l'insediamento dei giovani agricoltori. Nel frattempo ci sono discussioni nel contesto della PAC post 2022 per un'inclusione dei consorzi come possibili beneficiari di misure di aiuto nel contesto del sviluppo rurale nell'ambito dei futuri piani strategici. Ora vi parlerò di una delle questioni più difficili che ci costringe a riflettere sul posto e sul futuro delle indicazioni geografiche nel UE, questo della Farm to Fork. Farm to Fork è uno dei pilastri della strategia del Green Deal della Commissione europea, una strategia per rendere i sistemi alimentari dell'UE più sostenibili. La Commissione ha fatto 27 proposte di azione e voglio sempre parlare di alcuni qui che sono importanti per le indicazioni geografiche. Ci sono opportunità, per esempio c'è una nuova revisione della politica di qualità con una volontà della Commissione di rafforzare i consorzi, di includere la sostenibilità nei disciplinari di produzione e di migliorare la tutela delle indicazioni geografiche. Ci sono anche rischi perché la strategia vuole promuovere nuove esigenze di produzione, con meno prodotti fitosanitari, meno antimicrobici, più biologico, più benessere animale e una riformulazione dei prodotti che è un po' difficile per indicazioni geografiche. Ancora un rischio importante viene dalla volontà della Commissione di avere una maggiore trasparenza a livello dell'etichettatura per incoraggiare consumatori ad avere una dieta sana. E si parliamo di una discussione, di una volontà di introdurre etichettatura dell'origine dei prodotti, etichettatura dei valori nutrizionali e con una volontà di promuovere il Nutri-Score per l'Europa. Su questo punto l'Italia sta facendo una battaglia enorme con la ministra che fa un lavoro molto positivo per proteggere l'interesse delle indicazioni geografiche. C'è anche una discussione sull'introduzione di un'etichettatura sul benessere animale e in maniera più generale una discussione, una volontà della Commissione di presentare un'etichettatura sulla sostenibilità. Infatti stiamo confronti con una moltitudine di loghi in alcuni anni.
È importante anche parlare della promozione, come ha detto Stefano Fanti, perché in linea con i suoi obiettivi della Farm to Fork e del Green Deal, la Commissione ha proposto di riorientare i fondi per la promozione a favore di prodotti biologici e sostenibili. E certo ci sarà un impatto negativo sull'indicazione geografica, perché come sapete bene, le indicazioni geografiche sono oggi i maggiori beneficiari del budget di promozione della Commissione dell'Unione Europea. E infatti è già in atto, perché abbiamo visto che la Commissione ha deciso di dare meno soldi per le indicazioni geografiche per i programmi di promozione per l'anno prossimo. Da 90,4 milioni disponibili per le IG nel 2020 a 35,4 milioni riservati alle IG l'anno prossimo, ma è solo il 39% del budget dell'anno scorso. Allora, in questo contesto c'è la necessità per le IG di ridefinire i programmi di promozione, di pensare come possiamo anche ottenere soldi tra una posizione sul biologico e la sostenibilità. Rapidamente un piccolo punto su accordi bilaterali, perché come sapete ci sono negoziati con paesi terzi per migliorare la tutela e l'accesso al mercato per i G italiani e di altri paesi. In questo momento il punto più importante, il dossier più importante è questo del Brexit, con negoziazioni molto difficili con il Regno Unito per mantenere il livello di protezione delle IG. Secondo le nostre informazioni c'è un ok del Regno Unito per guardare e mantenere il livello di protezione per i IG che sono già registrati, ma non per i futuri IG, e questo è un problema importante per tutti. Ci sono anche negoziazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda e il Cile, e poi ci sono processi per la ratificazione di alcuni accordi commerciali importanti con, per esempio, Messico e il Mercosur. Alla fine c'è anche un file con gli Stati Uniti, perché ci sono le misure di riduzione sulle IG italiane e di altri paesi nel contesto del Airbus-Boeing dispute, e la Commissione sta lavorando per essere di trovare una exit positivo su questo punto. Per finire voglio fare un punto sul ruolo dei consorsi, perché come l'ho già detto, la Commissione vuole, nel contesto della revisione sulla politica di qualità nel Farm to Fork, vuole rafforzare il ruolo dei consorsi. Leo Bertoldi ha già detto che è interessante di vedere che i principali indicazioni geografiche in altri paesi UE sono gestiti da organizzazioni interprofessionali come lo Champagne, Conte, Porto, Riora, ma molto di più. Nel contesto della riforma della PAC e della politica di qualità, il Parlamento europeo ha fatto delle proposte. Una proposta per rafforzare le organizzazioni interprofessionali nel settore vino, che chiarisce che diverse organizzazioni interprofessionali possono coesistere in un Stato membro, perché è un punto che non è chiaro apparentemente per il MIPAF in questo momento, è una domanda che viene dall'Italia, è importante, e anche
il Parlamento europeo ha proposto altre finalità per le organizzazioni interprofessionali, la condivisione dei dati sui margini assegnati alle diverse parti della filiera e la capacità di adottare clausole di condivisione del valore per le filiere. In generale parliamo di maggiori esenzioni alle regole della concorrenza dell'Unione Europea, che è un punto molto importante da tanti anni. Abbiamo fatto passi in avanti nelle ultimi anni, ma dobbiamo andare più avanti ancora. Allora, mi fermo su una domanda, perché c'è una scelta da fare per i consorsi. È utile di andare sulla via delle organizzazioni interprofessionali e o lavorare per rafforzare il ruolo dei gruppi di produttori nel contesto della revisione della politica di qualità. Grazie a tutti e rimango a vostra disposizione. Sì, se puoi. Grazie a te, David. Se puoi togliere la condivisione, grazie dello schermo. Grazie per questa tua chiara presentazione. Ovviamente che in italiano è stato molto chiaro, le diapositive che ci hanno permesso di focalizzare tutti gli argomenti su cui stanno discutendo le istituzioni europee. Adesso è il momento di Bernard O'Connor. Caro Bernard, ci parlerà dell'attività dei consorsi con particolare riferimento all'attività di vigilanza, di sorveglianza sul mercato, quindi ciò che fanno i consorsi, che potrebbero fare i consorsi in questo ambito. Grazie Bernard. Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito di partecipare a questo convegno. Sono stato chiesto qualche settimana fa a partecipare ad un altro convegno organizzato dalla Commissione europea, nella quale abbiamo parlato di elementi della riforma sui gruppi, consorzi. Il primo elemento di uscire fuori era il ruolo del gruppo, del consorzio, nel modificare il disciplinare. E poi è stato abbastanza condiviso l'idea che una modificazione importante va fatto solamente a livello europeo e non a livello nazionale. Quindi i due passi che esistono attualmente è meglio dare ai consorzi, ai gruppi, la possibilità di agire direttamente con la Commissione. Il motivo per quello è di assicurare una consistenza nella comunità europea sulle modifiche e sui disciplinari stessi. Un altro tema che è emerso era il tema di unire tutti gli strumenti. Sentendo David adesso, sentendo Leo, si vede veramente una concentrazione sul il regolamento 1151 del 2012, mentre ci sono tre altri strumenti per il vino, per i spiriti e per il aromatic wines, io non so come si chiamano. I vini aromatizzati. E io credo, e per tanti motivi, e per tanti dei motivi di cui ha parlato David, ha parlato Leo, valga la pena unificare tutti questi strumenti e forse in una maniera più controversa. Io sento la necessità anche di unire i non-agricultural GIs a questo strumento unico per tutte le indicazioni geografiche.
Il terzo tema di cui abbiamo affrontato su questo convegno era il ruolo del gruppo nei controlli. Qui ci sono due tipologie di controlli. C'è quello sulla produzione e c'è quello nel mercato. Adesso, per i controlli sui produttori, non è chiaro che ci sono grandi problemi in questi settori. Sì, c'è grandi problemi sull'organizzazione, ma non grandi problemi sulle frode, su quelli che evitano il disciplinare e cercano di evitare i controlli. Quello che è emerso è che forse la Commissione deve fare un'indagine sul ruolo delle consorzi sui controlli sui produttori. Nel mercato è chiaro che c'è un problema. Il problema è la mancanza delle risorse dello Stato. Tutti gli Stati membri hanno dei problemi e la possibilità di avere più concentrazione degli organi dello Stato sui controlli in mercato, ma c'è una mancanza. Se c'è una mancanza dei poteri pubblici, ci vuole la possibilità, un rafforzamento della possibilità dei gruppi di fare controlli loro stessi. Ci sono due conseguenze su questa idea di rinforzare il ruolo del gruppo. Il primo è che non dobbiamo dare al gruppo la proprietà dell'indicazione geografica. Questo deve rimanere come tale, come per il momento. Non dobbiamo personalizzare la proprietà dell'indicazione geografica, perché questo è contro la natura dell'idea di un'indicazione geografica. L'elemento importante, il secondo elemento importante, è quello del gruppo stesso. Se stiamo dando, e David ha parlato di tante possibilità, ma se diamo dando ai gruppi più poteri, dobbiamo pensare a dare oppure più responsabilità dei consorzi. Per il momento i consorzi, per la maggior parte, non sono disciplinati loro. Sì, ci sono delle regole nazionali, ma a livello della comunità europea non ce ne sono. Abbiamo dato nell'ultimo regolamento di 2012, abbiamo nell'articolo 45 dato un ruolo ai gruppi, ma non veramente abbiamo guardato come abbiamo guardato nella politica agricola comune, nel regolamento 2013 del PAC, abbiamo delle regole per l'associazione o di organizzazione dei produttori. E qui c'è due elementi. C'è l'elemento della compatibilità delle regole della concorrenza, e questo è l'uscita, l'entrata in un gruppo. E poi c'è, in fondo, c'è il problema di, e questo non so come si dice, ma il problema di free rider, quello che prendono il vantaggio di un consorzio, ma non contribuiscono sia né con soldi né con impegno. Quindi,
Sì, più poteri per i consorzi, più poteri per i gruppi, ma più regole, più informazioni, più regole, più, come ho detto, più come sapete la maggior parte di voi, delle associazioni dei produttori che abbiamo già nel regolamento 1308 del 2013. Ok. Rimango a disposizione per qualsiasi domanda che ce ne sono. Grazie. Grazie a te, Bernard, per queste cose molto interessanti che ci hai detto sui possibili sviluppi per i gruppi e anche i legami con la concorrenza e il rispetto alle regole. Davvero molto interessante. E proprio per continuare in questo filone, cioè nell'ambito delle riforme in essere, le prospettive di crescita dei gruppi, che in Italia significa ovviamente consorzi, chiediamo a Riccardo Deserti uno specifico approfondimento. Grazie Stefano. Proseguo proprio quello che ha lanciato Bernard nel suo intervento, con qualche riflessione che viene più dall'esperienza concreta di lavoro dei consorzi nella prospettiva di Origin, di quelli che possono essere degli obiettivi di lavoro. Sottolineo due aspetti e anche richiamando quello che è stato un po' il percorso, credo, della normativa nel percorso storico delle indicazioni geografiche. Col 2081 del 92, di fatto per 30 anni c'è stato l'enorme contributo di avere gettato le basi di un binario sul quale tante denominazioni, indicazioni geografiche o preesistenti hanno trovato una loro casa comune e un loro impianto di tutele e di strumenti per operare anche economicamente, così come è stato il veicolo per poter accogliere progressivamente di anno in anno nuove registrazioni. Quindi questa che ho chiamato qua una bolla, nel quale dentro questa bolla è stato possibile crescere come sistema delle indicazioni geografiche. E c'era questo unico regolamento. Oggi ci rendiamo conto, ed è anche dai due interventi iniziali, il futuro delle indicazioni geografiche non passa più dal solo regolamento 1151, ma il futuro passa dal fatto che il tema delle indicazioni geografiche è direttamente connesso a tante regolazioni dell'Unione Europea. Gli accordi internazionali singolarmente vedono in tutti i casi capitoli legati all'indicazione geografica, il regolamento promozione ha una parte legata all'indicazione geografica, poi anche il Farm to Fork come futuro avrà ulteriori nuovi strumenti, ma all'interno anche dei PSR, della programmazione dello sviluppo rurale, c'è un ruolo ramificato anche nella programmazione dei singoli paesi e delle singole regioni. Quindi questo già ci dice come dai nomi si passa a organizzazioni economiche e il ruolo delle indicazioni geografiche passa da una competenza di una trasversalità che non ha precedenti. La seconda grande novità è che rispetto alla nascita delle indicazioni, oggi il sistema delle indicazioni geografiche europeo ha assunto una dimensione geografica che di fatto è globale e non è solo un tema di promozione, prima è stato richiamato il ruolo del regolamento promozione, ma soprattutto è mano a mano che i nomi assumono valore economico, assume corrispondente importanza la tutela, per tutelare e anche la tutela come la promozione è un fenomeno ed è uno strumento che va usato in chiave internazionale e sempre più globale. Queste sfide portano a una riflessione di fondo che come Origin vogliamo lanciare. Se non c'è il gruppo come elemento collante delle esigenze nuove per giocare il ruolo economico, e qui ho usato il termine catalizzatore, i gruppi con le esperienze oggi presenti in Europa non sono soggetti economici commercializzatori, ma sono comunque per le indicazioni geografiche di fatto l'unico soggetto che può
se esercita bene questo ruolo, stimolare il percorso virtuoso dei soggetti economici, quindi delle imprese che compongono la filiera indicazione geografica. Cosa serve? Serve essere rappresentativi, cioè un gruppo che non ha alle sue spalle i produttori inseriti nel sistema di controllo è un gruppo che non ha, non ha munizioni nelle sue armi per competere sul mercato. Serve competenza perché, come ho detto, oggi le regole con cui bisogna lavorare in termini di politica non è più il solo regolamento sulle indicazioni come tutela della proprietà intellettuale, ma vuol dire giocare una partita a 360 gradi, dalla sostenibilità all'innovazione tecnologica, alla tutela legale, ma anche al marketing. E poi ci vuole solvibilità, nel senso ci vogliono risorse economiche, che non possono essere solo risorse economiche pubbliche, ma il cuore è avere anche dagli operatori della filiera che chiedono alla filiera di investire sul gruppo per dargli degli strumenti di operatività. Senza questo mix di competenze, di rappresentatività e di risorse economiche, l'indicazione geografica in futuro saranno destinate in gran parte ad andare alla deriva. Se in passato, se nelle fasi iniziali un'indicazione geografica può fare anche con strumenti scarsi, con poche risorse o con poche competenze, può muovere i primi passi, competere come indicazione geografica nel mercato così oggi complesso, invece obbliga ad avere questo strumento. E questo quindi alcune considerazioni, giusto per richiamare, perché questa è l'esperienza, oltre che vicepresidente di Origin Italia, sono direttore del Consorzio Parmigiano-Reggiano, come esperienza del consorzio abbiamo vissuto sulla nostra spalle in questi anni delle esperienze estremamente formative, ma anche, crediamo, di esempio per il sistema dell'indicazione geografica, anche per i gruppi piccoli, delle piccole indicazioni geografiche o dei gruppi nati da poco. Prima di tutto la tutela internazionale. Oggi il Consorzio del Parmigiano Reggiano investe annualmente più, siamo ai numeri dello scorso anno, oltre 500.000 di euro per tutto quello che può rientrare sotto il novero sia del monitoraggio nei mercati per la tutela e poi delle azioni legali che siamo costretti a attivare per poter agire e tutelare la nostra denominazione. Non ultimo, giusto per fare un riferimento, abbiamo attivato azioni legali in Australia e Nuova Zelanda contro la multinazionale Kraft, così come contro diverse altre multinazionali in giro per il mondo. Questo, ritorno a quei tre pilastri richiamati prima, vuol dire avere risorse, vuol dire avere capacità economica e competenza. C'è poi, ad esempio, l'altro, il tema del benessere. Abbiamo affrontato il tema del benessere animale, siamo un prodotto zootecnico, ma lo abbiamo fatto costruendo ex novo un ufficio, ci siamo dotati di 6 veterinari di nuova assunzione e abbiamo preso in mano il tema facendo una mappatura di tutte le stalle, di tutte le 2500 stalle della filiera del Parmigiano Reggiano, e ora con il prossimo anno daremo contributi del consorzio per gli allevatori che faranno dei miglioramenti in tema di benessere. Questo esempio lo sottolineo anche in questo caso non solo per il pilastro risorse economiche, ma per il pilastro della partecipazione. Quando dicevo i gruppi devono essere rappresentativi, senza la rappresentatività chiaramente è come avere comunque una freccia spuntata. Ultimo esempio è l'attuazione della regolazione dell'offerta che come formaggio denominazione abbiamo adottato, e qui sottolineo quello che diceva O'Connor poco fa. L'esperienza dal nostro punto di vista è molto positiva. In questo regolamento, quello che ha autorizzato i piani di regolazione offerta, l'assenza di una codifica di una struttura tipologica di gruppi è stata supplita dall'obbligo di raccogliere ogni 3 anni l'adesione del 66% di allevatori e di caseifici alle proposte del piano regolazione offerta. Questo
ha creato le regole interne che garantiscono l'erga omnes e il coordinamento e la partecipazione dell'intera filiera su strumenti di questo tipo. Quindi anche questo ci dà proprio l'esigenza di codificare meglio quelli che sono le cornici anche di ruoli e di compiti per i gruppi. Finisco con un richiamo, è proprio una sentenza molto importante, molti di voi l'avranno già analizzata, quella del formaggio Morbier ottenuta la scorsa settimana, sottolineo un aspetto, giusto per non fare solo esempi come ho fatto di casa nostra, in questo caso è il sindacato interprofessionale del formaggio Morbier che si è fatto carico e responsabile di attivare questa complessa e costosa azione legale che oggi porta un beneficio per tutte le denominazioni con i contenuti della sentenza ottenuta. Senza quel gruppo interprofessionale non si sarebbe ottenuto questo che consideriamo un passo avanti. Quindi il senso è proprio il ruolo dei gruppi passa da esercitare concretamente e operativamente questi ruoli di tutela. Chiudo con alcuni spunti quindi per il futuro. Alcuni spunti per casa nostra e alcuni spunti per il futuro da giocare in Europa. Per quanto riguarda casa nostra e l'organizzazione, teniamo conto che, e qui è quello che ha lanciato Bernard O'Connor, serve una codifica europea di che cosa sono i gruppi anche da un punto di vista societario. Ovviamente non si può imporre a livello europeo un modello unico, c'è l'esperienza italiana dei consorzi, c'è l'esperienza francese delle interprofessioni, però quello che serve è definire quali sono le caratteristiche, e questo lavoro si può fare, per poter le caratteristiche di rappresentanza, di capacità economica, di competenza, alle quali possono essere associati dei poteri e dei ruoli ai gruppi a livello europeo. Quindi questo è un passo avanti rispetto al 1151, all'articolo 45, che sicuramente può essere fatto. In Italia il ruolo dell'associazione, quindi di Origin, è sicuramente centrale, perché proprio in questa prospettiva abbiamo la responsabilità come organizzazione di accompagnare i gruppi più deboli, i gruppi più piccoli, i gruppi più giovani a seguire l'esperienza di quelle, per fortuna in Italia abbiamo alcune grandi DOP che possono essere capofila di best practice e di esempi per poter crescere tutti assieme e portare in Europa l'esperienza italiana. E poi finisco alcuni spunti di cosa si può fare in Europa. Sicuramente va identificato, quindi declinato in maniera più profonda, la portata dell'articolo 45, già molto ampio per capire che ruoli deve esercitare, però manca il come. Quindi va definito delle cornici di tipologia societaria a cui assegnare dei poteri e forse chiarire meglio i poteri che vanno oltre il disciplinare. C'è bisogno di chiarire, oltre al disciplinare, soprattutto in un ambito di regolazione commerciale delle regole di valorizzazione del prodotto, come esercitare, come assegnare ai gruppi dei poteri di dare una regolazione cogente per gli operatori che volontariamente decidono di gestire la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti tutelati. Ma anche parlando di strumenti, sicuramente le due aree che ritengo più deboli sono quelle da un lato di supportare l'attività di tutela. In questi anni è stato investito molto come FISH finanziaria dell'Unione Europea anche a favore delle indicazioni geografiche per quanto riguarda la promozione, ma è molto debole il fatto che per la tutela legale, non ci sia un sostegno di natura pubblica. Questo può essere un lavoro da promuovere sia con risorse comunitarie che delegando anche gli singoli stati membri, e dall'altro lato è giusto considerare proprio anche in chiave di piccoli contributi economici rispetto al budget complessivo, ma prevedere una fiche per il sostegno dello startup e per il mantenimento del funzionamento dei gruppi, perché con piccoli contributi magari legati pro quota al contributo privato delle imprese della filiera
deve potersi innestare quel meccanismo virtuoso attraverso cui un'indicazione geografica ha un grande vantaggio per l'Europa. È una politica che porta valore e reddito lungo la filiera fino all'agricoltura, di fatto senza usare fiche finanziarie e investimenti diretti particolari, perché se l'IG funziona, a quel punto è dal mercato e dal consumatore che arriva la generazione del reddito per alimentare la sostenibilità economica della filiera. Quindi con questo ho concluso questi spunti che credo si innestino bene con gli interventi precedenti per aiutarci a dare degli obiettivi di lavoro come Origin Italia, ma anche per il ruolo in Europa. Grazie Riccardo, se togli la condivisione. Ecco, grazie Riccardo. Ci sono diverse domande e risposte, siamo in orario. Io direi di far intervenire Paolo De Castro, Herbert Dorfman, poi facciamo le domande e le risposte che ci sono arrivate sia per Bernard sia per David Tual, e poi facciamo chiudere al nostro presidente Cesare Baldrighi. Quindi lascio la parola a Paolo De Castro e poi a Herbert Dorfman. Bene, grazie Mauro. Innanzitutto un grazie a Origin Italia per questa interessantissima discussione, approfondimento molto utile, perché soprattutto per il mondo delle indicazioni geografiche evidentemente non tutti hanno quella visione ampia che questa mattina, grazie ai vari interventi che ho ascoltato, saluto e ringrazio Stefano Fanti, naturalmente saluto e ringrazio David Tual e Bernard O'Connor, interventi molto condivisibili e mi rifarò molto a quello che hanno già detto loro, e in particolare a quanto ha concluso Riccardo Deserti con i suoi spunti finali. Ci siamo divisi il lavoro io e Herbert, per cui io vi parlerò in generale del tema di cui ci occupiamo questa mattina, dei consorzi, ma farò qualche riferimento ovviamente alla riforma della PAC, riforma che è in essere evidentemente, le discussioni sono ancora in corso e saranno ancora in corso tra Parlamento e Consiglio per almeno alcuni mesi. Si arriverà, penso, alla primavera, massimo l'estate dell'anno prossimo, quindi penso sotto presidenza portoghese avremo la conclusione dei trilogi sulla PAC. Vi parlerò di questo. Invece il mio collega Herbert Dorfman subito dopo di me entrerà nel merito del Farm to Fork, anche perché Herbert è il relatore per la Commissione Agricoltura del Farm to Fork, quindi ha titolo e merito per entrare nel vivo di questa discussione che ha animato e anima tantissimo il dibattito a livello europeo e a casa nostra. Innanzitutto un paio di considerazioni, l'abbiamo fatte altre volte con la Fondazione Quali Vita, con Origine, continua a essere presente, sempre più a mio avviso urgente ragionare, come si sta facendo questa mattina, del ruolo dei consorzi, del ruolo dei gruppi, del ruolo di come organizzare le produzioni di qualità affinché possano esercitare questa forza sul mercato, quindi non solamente concentrare tutti gli sforzi sul prodotto, quindi sulle qualità, sulle caratteristiche distintive che le nostre indicazioni geografiche hanno, che è evidentemente l'elemento fondamentale, ma sempre di più ci rendiamo conto che questa dimensione qualitativa, questa dimensione distintiva, per tradursi in valore e quindi reddito per gli agricoltori, reddito per i produttori, è sempre più necessario consentire il governo dell'offerta, cioè la capacità di gestire l'immissione del prodotto sul mercato. Qui la storia è stata raccontata molto bene prima da Leo Bertozzi con le sue diapositive introduttive. Il pacchetto qualità costituisce, il regolamento sulla qualità costituisce sicuramente un passo avanti fondamentale per consentire questa programmazione dell'offerta, e si è partito con i formaggi, poi come sapete si è esteso a tutti gli altri prodotti e il concetto viene ulteriormente esteso, lo mostrava nella diapositiva David Tual, per i vini, quindi viene chiarito anche questa differenza rispetto
alla interpretazione restrittiva che dava solo a un consorzio nazionale, invece oggi con l'OCM che va in approvazione sulla riforma della PAC, viene esteso anche a quei paesi che hanno più consorzi nella stessa tipologia. Questo è importante perché apre la strada a un governo dell'offerta anche nei consorzi dei vini. Quindi su questo bisogna fare delle riflessioni approfondite, senza assolutamente, fatemelo dire a tutti gli amici dei consorzi che ci seguono, snaturare ovviamente il ruolo dei consorzi, il cui compito fondamentale è la tutela e la garanzia di qualità che questa tutela deve dare. E naturalmente con tutto il lavoro di difesa di questa tutela a livello nazionale, a livello europeo, a livello extraeuropeo. Quindi il lavoro non manca, diciamo, però è sempre più importante gestire questa fase di immissione del prodotto sul mercato per poter dare più valore al prodotto. In questo credo che ci sia qualche ulteriore passo ancora da fare. Riforma della PAC, sapete che il dibattito per quanto riguarda l'OCM è molto avanzato, non mi aspetto particolari ulteriori cambiamenti rispetto a quella bozza di accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione che il nostro collega ha avviato, quindi ci sono molte novità interessanti che sono state già illustrate prima, quindi non mi dilungo, dico solo che è una buona occasione ancora una volta per rafforzare questo concetto del consorzio come momento guida cruciale nella gestione del prodotto. E su questo credo ci possano essere anche ulteriori interessanti novità, sempre per guardare al pacchetto promozione che può, a mio avviso, spero, allargarsi anche alla luce delle difficoltà che stanno vivendo i prodotti di qualità con il Covid, con questa pandemia, con le difficoltà che ci sono sul mercato. E su questo noi come Parlamento, Herbert ed io sempre cerchiamo di sottolinearlo, dobbiamo lavorare per cercare di dare più forza attraverso questi strumenti perché si possa conquistare più spazi di mercato, soprattutto, ripeto, adesso con il canale Horeca fermo e con tutte le difficoltà che stanno vivendo i consorzi dei vini, ma non solo, dei formaggi, dei prosciutti, di tutti i prodotti di qualità. Quindi evitare quello che può accadere, per esempio questa competizione tra biologico e IG, che è una cosa che ci preoccupa, che abbiamo visto un certo sbilanciamento da questo punto di vista. Noi vorremmo invece la massima coinvolgimento di tutti, non è che ci deve essere adesso i prodotti bio godono di una pressione mediatica sul farm to fork e rischiano di catalizzare le risorse. Noi non vorremmo che questo accadesse, nel senso che va bene promuovere il biologico, ma continuiamo a promuovere anche però i prodotti di qualità che, ricordiamo, oramai sono diventati un asset economico e sociale, oltre che ambientale, importantissimo nella nostra Europa. Sulla riforma della PAC, ripeto, adesso con il regolamento transitorio che abbiamo approvato la settimana scorsa, con le garanzie di 2 anni di proroga dell'attuale PAC 2021-2022 e, fatemelo dire, essendo stato relatore, soprattutto con il Next Generation EU per lo sviluppo rurale, questo pacchetto di risorse importanti che verranno date, 10 miliardi tra i fondi del recovery, 8 miliardi più i 2 miliardi e mezzo circa dal quadro finanziario pluriennale, fanno un pacchetto di 10 miliardi che tradotti per l'Europa con il cofinanziamento che noi ci auguriamo possa esserci in tutti i paesi, sarebbe davvero un'iniezione importante, 20 miliardi di euro 2021-2022, certo uno sforzo importante per le amministrazioni, penso all'Italia, a quanto stress saranno sottoposte le regioni per poter spendere queste risorse in tempi così brevi, però mi auguro davvero che lo si possa fare, anche perché il Parlamento nel negoziato è riuscito a legare questi aiuti, la maggior parte di questi aiuti, agli investimenti per le aziende. Il 55% di questo importo per l'Italia, lo ricordo, è 1 miliardo e 200 milioni, che col cofinanziamento, se lo strappiamo questo cofinanziamento, perché ho letto negli ultimi giorni qualche dubbio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma mi auguro che il governo riesca a fare la quadra su questo anche con l'aiuto
di Origin e delle organizzazioni, perché sarebbe davvero un peccato non cofinanziare almeno al 50% come siamo abituati, farebbero un pacchetto per l'Italia di 2 miliardi e 4, per il 55% dei quali va investito, pronto, vanno spesi per investimenti e per i giovani. Investimenti ovviamente sempre di carattere sostenibile, quindi tutti gli investimenti sia nella fase agricola che anche nella trasformazione per tecnologie e impianti che riducano le emissioni, riducono i consumi, migliorino gli aspetti ambientali, promuovono il precision farming, lo smart farming e tutte queste misure che possono aiutare gli agricoltori a essere più competitivi e nello stesso tempo accompagnarli a quella transizione ecologica che noi vogliamo sia una transizione ecologica con gli agricoltori, non contro gli agricoltori. Ecco, e quindi i passi avanti ci sono. E questi due anni lavoreremo ovviamente per mettere in condizione gli Stati membri, una volta approvata la riforma della PAC, anche di fare i piani strategici. Piani strategici che potranno essere costruiti all'interno di ciascun paese con una relativa ampia flessibilità da parte di Stati membri, ma senza rischiare quella rinazionalizzazione che avevamo denunciato all'inizio della proposta della riforma Hogan. Cioè le misure sono decise a livello europeo. Poi gli Stati membri scelgono all'interno di questo menu di misure, che è l'ecoschema, scelgono le misure più adatte. Questo è il disegno che ci siamo dati noi come Parlamento, che speriamo rimanga fino in fondo ai triloghi, perché questo costituirebbe innanzitutto una più equa diciamo costruzione di questi piani strategici senza rischiare di avere distorsioni di concorrenza e nello stesso tempo però la flessibilità necessaria per scegliersi le misure più adatte alle condizioni oggettive che ciascun Stato membro ha. Ecco, queste sono un po' le novità sui piani strategici. Per il resto la PAC andrà avanti, il quadro finanziario pluriennale è stato approvato insieme al Recovery Plan, per cui noi avremo fino al 2027, abbiamo relativa certezza finanziaria, questo fatemelo dire anche per una posizione ferma sempre del Parlamento in questa direzione, quindi garanzia di poter andare avanti con questa importante politica che ha assicurato il reddito degli agricoltori, che dovrà fare molto di più certamente dal punto di vista ambientale, ma senza mai dimenticare, e con questo chiudo, quell'equilibrio tra aspetto ambientale, aspetto economico e aspetto sociale, sul quale ci siamo basati tutti questi anni e sui quali noi continueremo a batterci anche negli anni successivi, senza nulla togliere alle maggiori ambizioni ambientali che qualche associazione ambientalista vuole, ma questo fa parte del gioco. Noi abbiamo, credo, accresciuto sensibilmente le aspettative ambientali di questa riforma. Se la confronto con la proposta della Commissione, che è la proposta di Hogan, poi vedremo se in fase di trilogo finale la posizione del Parlamento verrà accolta o se si andrà verso la posizione del Consiglio, che come sapete su questo versante è meno ambiziosa rispetto a quella del Parlamento. Tuttavia, questa è la riforma, si andrà avanti, quindi vorrei dare anche una parola di assicurazione che noi ci saremo fino in fondo per garantire appunto una politica agricola che continui a fare quel lavoro che ha fatto bene fino adesso e in maggior misura proprio ora che con il Covid si è dimostrato che i nostri agricoltori non solo fanno un lavoro importante, ma ci assicurano il cibo proprio quando i lockdown e i blocchi purtroppo creano difficoltà. Quindi grazie, in bocca al lupo Origin Italia, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Cerchiamo di rimanere uniti, è fondamentale il lavoro che Origin Europa poi ci aiuta a fare anche a Bruxelles, mettendo insieme gli interessi dei vari paesi europei, maggiormente sensibili al tema delle indicazioni geografiche. Ci abbiamo tanti dossier aperti e delicati, a partire dal Mercosur e da altri importanti negoziati. Ci auguriamo, fatemi chiudere con questo, che ci sia finalmente un'inversione di tendenza con l'amministrazione Biden, dopo che Trump finalmente avrà lasciato la Casa Bianca, perché Biden ha più volte detto che aprirà un tavolo per la disputa Boeing Airbus, e quindi affrontare questo tema con una discussione tra alleati e non con dei dazi. Questo avrà un immediato effetto positivo ovviamente su tutti quei prodotti europei che sono colpiti dai dazi americani, così come mi auguro che in queste ore, si sta lavorando proprio in queste ore, si possa finalmente vedere un po' di luce verde anche sulla Brexit, che pure è così importante per tante produzioni di qualità europee.
Grazie a tutti e buon lavoro da Paolo De Castro. Arrivederci. Grazie Paolo. Ora diamo la parola a Herbert Dorfman, che ricordiamo è il relatore per il Parlamento europeo sulla Farm to Fork. Chiederei a Bernard Corno, a Riccardo Deserti e David Tuà di attendere, perché dopo l'intervento di Dorfman ci sono diverse domande a cui vi sottoporrò con domande e risposte brevi. Quindi, e poi facciamo chiudere al Presidente Baldrighi. Lascio la parola all'onorevole Herbert Dorfman. Grazie, buongiorno a tutti. Saluto il Presidente Cesare Baldrighi, il Vicepresidente Stefano Fanti, anche il collega amico Paolo De Castro, tutti quanti che sono intervenuti oggi in questo seminario che mi sembra estremamente interessante e pertinente, perché come ha ricordato Paolo prima ci troviamo in un momento molto particolare nel nostro lavoro in Commissione Agricoltura, ma anche nel Parlamento Europeo. Siamo in un momento dove abbiamo deciso solo alcuni giorni fa il nuovo bilancio pluriannuale dell'Unione, il Recovery Fund, stiamo lavorando sulla PAC e abbiamo sul tavolo anche le due strategie, la strategia Farm to Fork e la strategia sulla biodiversità. Io non mi dilungo sulla riforma della PAC perché penso che Paolo abbia detto tutto. Certamente l'impianto sulle denominazioni d'origine rimane un po' quello che era, con le sistemazioni o le modifiche che stiamo per introdurre, che mi sembrano tutto sommato positive per il vostro settore, dove anche qualche lavoro che abbiamo iniziato già anni fa e sul quale ci siamo battuti tanto Paolo e io, come per esempio sulla programmazione dell'offerta, adesso stiamo dando un passo in avanti importante. Io penso che questo sia un elemento importantissimo per sostenere i consorzi e alla fine poi sostenendo i consorzi, chiaramente anche sostenendo l'indicazione d'origine stessa. È chiaro che in questo momento a Bruxelles, non solo nel settore agricolo, ma nella politica dell'Unione Europea, la questione della sostenibilità è diventato un argomento importantissimo. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nella sua, diciamo, nel suo discorso di inizio mandato in Parlamento, ha sottolineato quanto importante a lei e per l'Unione questa questione della sostenibilità, e dobbiamo dire anche visto l'esito del voto quando è stata confermata Presidente della Commissione. Senza questa promessa oggi non sarebbe Presidente della Commissione, perché sicuramente quei pochi voti che hanno permesso alla Presidente di diventare Presidente della Commissione Europea sono arrivati da proprio dopo questa promessa. Quindi adesso è chiaro che questa, diciamo, idea di un'Europa più sostenibile, più green, viene messo in atto anche in agricoltura. Ci troviamo infatti queste due strategie, penso dal punto di vista vostro interessante, soprattutto la Farm to Fork, troviamo sul nostro tavolo. Io sono relatore in Commissione Agricoltura sulla strategia per il rapporto iniziativa che farà la Commissione Agricoltura insieme con la Commissione Ambiente sulla strategia, e io penso che tutto sommato l'idea di allargare, diciamo, la politica agricola della quale l'Unione si occupa da decenni a una politica più la politica di food, cioè agroalimentare, sia un approccio giusto. Quindi l'idea di avere una politica più larga, una visione più larga della nostra filiera agroalimentare, lo ritengo tutto sommato un approccio del tutto condivisibile. Se poi si va nei dettagli a leggere la strategia Farm to Fork, purtroppo c'è tanto farm e c'è pochissimo fork. Infatti gli obiettivi chiari numerici
dove si parla di riduzione di input, per esempio di riduzione di prodotti antiparassitari, prodotti di antibiotici, fertilizzanti, sono tutti indicatori farm. E secondo me sarebbe stato importante anche a livello del consumatore, quindi della trasformazione, della distribuzione e soprattutto anche del consumo, porre degli obiettivi chiari. E sarebbe stato abbastanza facile, vi faccio un esempio, se ci vogliamo porre l'obiettivo che vogliamo il 25% della superficie coltivata a biologico, che è un obiettivo farm, quindi agricolo, allora forse dobbiamo porci anche l'obiettivo di avere un 20% di mercato biologico, che sarebbe un obiettivo consumatore. O se pensiamo per esempio che i nostri costumi alimentari non sono tra i migliori e ci sono un po' troppi obesi in Europa, soprattutto anche purtroppo anche bambini, forse sarebbe meglio porsi anche su questo un obiettivo. Quindi non sarebbe difficile porsi anche degli obiettivi chiari a livello, diciamo, del consumatore. E io questo lo ritengo estremamente importante, perché io penso che noi viviamo in un sistema dove il consumatore ha una decisione, una responsabilità importantissima, perché la sua decisione quando va al supermercato o va al negozio alla fine determina le scelte di chi sta dietro. Cioè la distribuzione, voi trasformatori e gli agricoltori, alla fine producono quello che il consumatore richiede. E quindi la dobbiamo un po' finire con questa storia in agricoltura e nel sistema agroalimentare, che ci sono consumatori in giro in tutta l'Europa che chiedono più sostenibilità, prodotti a più alto valore, più qualità, e poi vanno alla ricerca del voglio pagare uno, però ne prendo tre. Non funziona. E io credo che anche questo dibattito su una alimentazione più sana, un'alimentazione a più alto valore, alla fine può aiutare le denominazioni d'origine, perché chiaramente la denominazione d'origine è l'espressione fulcro, diciamo, della qualità in Europa. Quindi se portiamo tutto il sistema alimentare come si pone come l'obiettivo la strategia Farm to Fork, verso un consumo più responsabile, a più alta qualità, anche a chiara indicazione, diciamo, di provenienza, le denominazioni d'origine dovrebbero alla fine guadagnare da questo sistema. Però ci sono chiaramente anche degli intoppi dove dobbiamo stare attenti. Ricordo per esempio quella famosissima questione dell'etichettatura. Va bene informare i consumatori, io non penso che un'informazione tramite il Nutri-Score possa funzionare, anzi penso che il Nutri-Score porti alla fine a prodotti ancora più industrializzati, dove la grande industria cambia le sue ricette a condizione della necessità del Nutri-Score, e che alla fine questo non comporta sicuramente un'alimentazione più sana. Lasciatemi dire due parole sul commercio internazionale, perché anche questo è diventato un argomento importantissimo anche nella strategia Farm to Fork, dove la strategia giustamente dice sì, se noi ci poniamo obiettivi più alti in termini ecologici in Europa, dobbiamo tutelarci dall'import. O da importi prodotti che non rispondono ai requisiti europei. Questo è giusto, però stiamo attenti a non aprire altre guerre commerciali, perché voi sapete benissimo che gli Stati Uniti d'America, le amministrazioni in atto, però qui sinceramente penso, non so Paolo come tu lo vedi, però io penso che anche l'amministrazione Biden alla fine avrà in mente soprattutto la propria gente, non gli europei, cioè andranno avanti a tutelare gli interessi americani e gli interessi degli agricoltori americani, che tra l'altro è compito dell'amministrazione americana, forse con uno spirito più collaborativo di quanto lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Però è chiaro che in un momento
dove per esempio con gli Stati Uniti d'America noi negli ultimi anni abbiamo guadagnato market share notevole e siamo diventati un esportatore netti di una dimensione non indifferente, gli Stati Uniti d'America staranno molto attenti a nuovi limiti diciamo nel commercio internazionale. Questo sarebbe, toccherebbe soprattutto anche l'indicazione d'origine, perché chiaramente se parliamo di commercio internazionale di prodotti agroalimentari, per fortuna l'indicazione d'origine hanno preso una importanza molto molto un share molto molto importante e tra l'altro anche crescente, sono i grandi vincitori nel nostro export a livello internazionale. Quindi sì, stiamo attenti a tutelare i nostri agricoltori, i nostri trasformatori da diciamo un import che può diventare un dumping, però stiamo allo stesso momento attenti a non chiedere diciamo delle misure che alla fine poi portano nuove guerre commerciali. Ultima frase, poi chiudo. Condivido perfettamente quello che ha detto Paolo sulla promozione. Quello che la Commissione sta facendo in questo momento, destinando senza decisione politica, di decisione propria, il 30% del bilancio della promozione al prodotto biologico, con tutto il mio amore per il settore del biologico, così non si può fare. E qui faremo battaglia, perché non è ammissibile, e semmai deve essere una decisione sostenuta politicamente, però noi vediamo purtroppo in questo momento nella Commissione un indirizzo green che va bene fino a un certo punto, però si può anche esagerare. Mi sembra che destinare un settore che oggi, come il biologico, che oggi ha il 6-7% di mercato a livello europeo, il 30% dei fondi per la promozione, mi sembra sinceramente una parte del tutto sbilanciata. Quindi su questo lavoreremo sicuramente anche il Parlamento europeo, perché mi sembra una scelta che è stata presa senza una vera copertura politica. Io chiudo qui ringraziando nuovamente per questo seminario e augurando tutti in questi giorni giornate di buon Natale, sperando in un anno 2021 un po' migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Herbert, andiamo alle domande. Chiederei ai nostri relatori delle risposte brevi in modo da poter rispondere a tutte le domande. La prima domanda è per David Tual. Le modifiche ordinarie dei disciplinari non saranno più comunicate alla UE? Se sì, ci si potrebbero essere problemi di armonizzazione sul concetto di modifiche ordinarie? David, a te la risposta. Grazie Mauro, grazie per la domanda. Infatti le modifiche saranno ancora comunicate a Bruxelles, ma sempre per la pubblicazione. Sarà una rapida, una breve verifica. Ma la domanda è una buona domanda, perché c'è un rischio di avere un'interpretazione differente a livello nazionale, ma la Commissione dovrà ancora definire bene quali sono le modifiche dell'Unione. Allora dobbiamo aspettare un altro regolamento della parte della Commissione per capire bene quali saranno questi tipi di modifiche, e faremo il massimo per mantenere una concorrenza buona tra i paesi. Bene, grazie per Bernard O'Connell. Il tema dei free rider. È prevista qualche modifica in merito alla non contribuzione dei free rider, se non per i soli obblighi di Erga Omnes? No, la domanda è abbastanza semplice. Non ci sono delle regole per le free rider, ma
il discorso nasce nell'idea di dare più poteri ai gruppi, ai consorzi. Se diamo più poteri, se diamo soldi a questi enti, abbiamo c'è la necessità di sapere che cosa sono, di sapere che cosa possono e non possono fare. La risposta molto facile per il free rider è di avere un obbligo di partecipare in un consorzio. Ma questo solleva tante domande sull'entrata, sull'uscita e come gestire questi alimenti. Non abbiamo ancora chiare idea di come fare delle cose, ma quello che per me è chiaro e lo dobbiamo affrontare, perché chiediamo più poteri, chiediamo più responsabilità, e se facciamo così è inevitabile che dobbiamo affrontare l'organizzazione stesso dei gruppi. Bernard, sempre te a Riccardo, sulla rappresentatività dei consorzi. Molte domande ci chiedono, ma perché non rendere obbligatorio a tutti la partecipazione ai consorzi di tutela? Perché siamo un paese libero. Questa è una risposta molto banale, ma molto valido. Di dare un'obbligazione anche nuoce l'idea stessa di un'indicazione geografica. L'indicazione geografica è rappresenta una cultura, e la cultura è facoltativa, non è obbligatorio in qualche senso. Giochiamo sempre con questo elemento della facoltà di qualche asi produttore può cominciare a produrre seguendo il disciplinare o non seguendo il disciplinare, e questo libera facoltà è fondamentale. Ok, Riccardo. Aggiungo, allora, d'accordo con Bernard, e sottolineo questo. Posto che ogni gruppo ha anche un suo ciclo di vita, i neogruppi di nuove indicazioni, chiaro, hanno bisogno di tempo per consolidare e costruire rapporti. Credo che la cosa che vada regolata e chiarito è se come Unione Europea si possono dare poteri. Questi poteri non vanno dati se non c'è dall'altro lato una dimostrazione di certi requisiti. Questo è un concetto che va posto. Se c'è capacità, competenza, ti do dei poteri. Se no, non sono. E chiudo, la vera erga omnes passa dal fatto che chi partecipa come imprese deve mettere dei soldi suoi. La migliore dimostrazione di credere nel gruppo è investire dei soldi. Cioè il free rider, quando poi investe, e dico il numero, dall'esperienza che c'è in Europa, quelli che funzionano ci vuole almeno un 2-3% del fatturato investito nel gruppo per fare risorse proprie di capitale diretto delle imprese, piccolo o grande che sia. Una piccola DOP, però il 2-3% lo deve investire sul gruppo. Quello è il motore per svolgere dei poteri seriamente, che possono essere anche maggiorati. Sempre a Bernard, sull'obbligatorietà dei consorzi, ci chiedono, legandola al rilascio di un riconoscimento indicazione geografica, sarebbe auspicabile l'obbligatorietà del consorzio di tutela? Non ho capito la domanda, scusami. Se al riconoscimento di un'indicazione geografica debba corrispondere anche la nascita di un consorzio di tutela in maniera obbligatoria. No, non vedo, ma questa è una domanda abbastanza difficile, perché
se abbiamo un'idea della libertà di aderire o non ad un consorzio, abbiamo sempre la possibilità di non avere o non creare un consorzio e di lasciare tutto alle le autorità pubbliche. Ma l'autorità pubblica per il momento, per la maggior parte, non hanno delle risorse per tutelare, per controllare, per fare tutto quanto, e mi sembra avere un consorzio è una buona idea, ma non bisogna averla. E poi per legge abbiamo situazioni in cui un singolo produttore può chiedere la protezione di un'indicazione geografica. Se è un singolo, non bisogna un consorzio in questo senso. Un'altra domanda per Bernard sul Nutri-Score. Ci chiedono se diciamo potrebbe essere un elemento anche distorsivo per i consumatori, e potrebbe essere in qualche modo chiesta una revoca. Una revoca oppure un'eccezione per le indicazioni geografiche che non devono etichettare il Nutri-Score? E questa è la domanda? Sì, sarebbe possibile ipotizzare una sorta di class action contro il Nutri-Score perché è distorsivo? Ah, il class action sì, c'è sempre questa idea, ma io stavo pensando più all'idea di un'eccezione per le indicazioni geografiche, di non imporre l'obbligo di portare un'etichetta con il Nutri-Score. Ma un class action, quello dipende del diritto nazionale, che è un po' fuori il mio competenza. Ho capito. L'ultima domanda a Riccardo Deserti. Come si articola in concreto la vigilanza all'interno di un consorzio, anche riguardo delle singole imprese facenti parte? Sì, ho visto la domanda. Beh, questo va un po' nella direzione molto in normative nazionali e scelte organizzative degli organismi. Cioè, singoli consorzi, la gran parte dei consorzi rilevanti, anche parlo dell'Italia, dove abbiamo uno schema di legge, privatamente e volontariamente si sono adottate, ad esempio, schema 231. Però questo è non obbligatorio. Credo che in una prospettiva di dotare i consorzi e i gruppi di maggiori poteri, e quindi i consorzi e i gruppi potrebbero avere maggiori rischi anche di comportamenti in conflitto con le norme della concorrenza sleale, anche orizzontale, all'interno degli operatori, diventa importante non solo la 231, ma codificare meglio regole di riservatezza e conflitto di interessi proprio nella governance dei consorzi, perché più potere c'è, più trasparenza serve verso la platea degli operatori. Quindi vado oltre, forse proprio nell'inquadramento. Sicuramente in Italia potremmo far qualcosa, visto che già anche sulla norma dei consorzi si sta lavorando, ma nello spirito comunitario dare delle linee guida e delle previsioni di policy per conflitto di interessi e la riservatezza credo sarà un passo inevitabile se vorremmo giocare un ruolo con dei poteri più forti. Grazie Riccardo, ci sono ancora altre domande, ma cercheremo di rispondere per mail agli iscritti che ci hanno fatto le domande e le divideremo ai nostri relatori. Lascio le conclusioni al presidente Cesare Baldrighi. Bene, innanzitutto così da parte mia un ringraziamento a tutti voi che siete intervenuti, ai relatori, perché credo che la puntualizzazione di oggi sia stata davvero estremamente approfondita e abbia toccato tutti i punti cruciali che stiamo affrontando in questo momento. Quindi negli ultimi due interventi dell'onorevole De Castro e dell'onorevole Dorfman, tutte le prospettive che la nuova PAC, alla cui la nuova PAC ci mette davanti, prospettive interessanti, opportunità,
ma nello stesso tempo qualche rischio e qualche elemento di preoccupazione sul quale dobbiamo prestare la massima attenzione. Io credo che a noi compete davvero di presidiare in modo puntuale, quotidianamente, qual è l'andamento dei lavori parlamentari e della Commissione in sede comunitaria per poterne approfittare nel migliore dei modi e nello stesso tempo di lavorare a casa nostra su quegli spunti che oggi sono stati ben sottolineati, e cioè sul presidio della filiera, un presidio che sia il più puntuale possibile. Molti passi sono già stati fatti, soprattutto con la possibilità di organizzare, diciamo così, l'offerta, ma qui noi dobbiamo prepararci a fare un ulteriore passo in avanti affinché si possa avere un controllo migliore della gestione del mercato, un controllo e un migliore coordinamento dell'attività di tutti i singoli attori che stanno all'interno di un consorzio. Lo stimolo che i consorzi, i gruppi di produttori, come li chiama la Comunità Europea, possono dare ai loro associati e a chi è all'interno del gruppo di produzione, all'interno del consorzio, è il vero elemento, diciamo così, di unione ed è il vero collante che fa decollare e fa lavorare il consorzio. Quindi io insomma capisco l'intervento di Bernardo Corno sulla volontarietà o l'obbligatorietà dei consorzi, perché il punto credo che l'abbia centrato in modo davvero importante e credo che da lì ci si possa muovere con difficoltà. Resta poi tutto aperto completamente tutto il discorso della sostenibilità ambientale. Noi ci siamo, in questi anni il nostro impegno è stato sulla difesa dei marchi, la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale, che naturalmente non possono mancare, ma adesso se ne aggiunge uno estremamente rilevante, che è da un lato un impegno e dall'altro, se vogliamo, anche una opportunità per noi. Quindi si apre con il prossimo anno e quindi con l'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti comunitari una strada veramente impegnativa, ma anche passibile davvero di un miglioramento e di un salto di qualità importante, sul quale aggiungo l'ultimo elemento che mi pare che sia emerso in modo significativo sia dagli interventi sia da ciò che è stato scritto nella chat, nei messaggi che sono arrivati, che è il rilievo e la capacità di far crescere le nuove produzioni e i piccoli consorzi, che hanno un ruolo importante, hanno un ruolo significativo, sono l'emblema dei territori che loro rappresentano e chiaramente l'inizio, come per tutte le cose, è sempre la parte più difficile. Quindi cominciare, organizzare e sviluppare le attività è un lavoro estremamente impegnativo, molto spesso con lo scetticismo di una parte degli operatori, e quindi da parte nostra, da parte di Origin, della nostra organizzazione, uno degli obiettivi, anzi direi uno degli obiettivi principali, è proprio quello di sostenere e mettere a disposizione di tutti i nuovi e vecchi attori, ma di produzioni che hanno la necessità di sviluppare il loro mercato, tutte le nostre assistenze e le nostre competenze. Con questo io vi ringrazio di nuovo, vi faccio i migliori auguri a tutti voi. Siamo vicini a Natale e stiamo affrontando un anno che speriamo possa portarci fuori dalla tragica situazione nella quale ci troviamo. Di nuovo grazie per la vostra disponibilità e la qualità dei vostri interventi. Grazie, dico solo un'ultima comunicazione di servizio: a tutti i partecipanti sarà inviata la presentazione dei singoli relatori in modo tale che possano avere le informazioni che ci hanno richiesto, e gli altri gli invieremo le risposte per mail.